Y de la finestra, bambine innamorate. Questo dipinto è stato molto complesso perché Guadalupe è stata la prima laica dell'Opus Dei di tutti, cioè di tutta la storia. Cioè la sfida era come si può rappresentare a una laica beata in un dipinto. Nel cielo limpido comincia a volteggiare. Non avevo il modello, perché modello vivo, quando hai un modello vivo puoi mettere al modello come te vuoi, con la posa che te vuoi, invece in questa occasione soltanto potevo fare un dipinto con le fotografie che c'erano, che ci sono tante, no? Ma veramente per fare un dipinto c'erano poche, perché tante fotografie erano con la bocca aperta, con un sorriso, che vanno benissimo per una pubblicazione, per una rivista, ma non per fare un dipinto, che è un altro concetto. Quindi una volta che ho fatto un studio di tutte le fotografie, alla fine quella che realmente, veramente mi ha colpito è stata quella che ho scelto nel dipinto. Sono stato 10 minuti, non mi ricordo quanto tempo, ma tempo, guardando quello sguardo. C'era un problema, che era i capelli, che era un po'... la pettinatura era troppo dell'epoca, ma quello tutti, cioè il pittore è anche un parrucchiere, e poi quello è facile di cambiare. Ma quello che mi interessava di quella fotografia era lo sguardo. C'era anche un problema, che era il contrasto così forte che di quella fotografia. Ma allo stesso tempo mi sono reso conto che quel contrasto era come se ci fosse una finestra accanto a quello sguardo. E subito, collegando questa idea di accanto a una finestra, mi è venuto, non so per cosa, questa idea di questa canzone italiana di Aprite le finestre, una canzone che ha la sua storia, a San José María le piaceva. E hai collegato questa idea a Guadalupe e quella canzone, e da questa idea è partito tutto il dipinto. Io sono professore della Scuola d'Arte Sacra qui a Firenze, e quando mi è arrivata questa commissione ero qui, e quindi per questo ho fatto questo dipinto. Nel mattino facevo delle lezioni e nel pomeriggio facevo questo dipinto. Sono andato a un mio amico che l'ho detto, ma io sono un po' non angosciato, ma sì, sono un po' nervoso perché non so se ce la faccio. E questo mio amico mi ha detto, ma non ti preoccupare, te chiede l'aiuto a Guadalupe e vedrai come ti aiuta. È pericoloso fare questo, perché è stato incredibile, no? L'ho fatto e tutto è stato come facilissimo, pieno di casualità, no? Aprite le finestre al primo amore.